Oggi farò un video su una. Non è proprio una collezione, chiamiamola collezione, ma in realtà è piuttosto una mania, nel senso che io quando vado in giro e vedo una tazza carina, io non resisto e la compro, anche se in realtà ne ho già 10.000, quindi non me ne faccio nulla. La compro e la metto nel mio mobiletto. Di solito uso quella, l'ultima che ho comprato, quindi alla fine le uso tutte. Quindi. E in pratica sì, quindi è una mania di comprare tazze, mania compulsiva, tazze, tazze, tazze. Allora, visto che sono tante, partiamo subito. Allora, parto con questa che è la più scomoda da far vedere, anche se non è proprio una tazza vera e propria. O meglio, non è solo una tazza. C'è il piattino sotto. Questa sotto è una vera e propria tazza, anche se non del genere che compri di solito. E poi sopra c'è la teiera per metterci il tè. Ed eccole qua. Molto carine, floreali, l'ho comprata millenni fa, non mi ricordo dove. Questa è una delle prime tazze che ho avuto, mi è stata regalata, non mi ricordo assolutamente da chi effettivamente, e ci sono tanti gattini. Non è niente di speciale, però vabbè, comunque è un ricordo. Poi questa è una delle mie preferite, la adoro, me l'ha regalata mia madre per il compleanno qualche anno fa, credo. In teoria sopra ci andava un carinissimo tappino di silicone. Per appunto mantenere le bevande calde, era fucsia con un bellissimo uccellino sopra e non so dove l'ho messo, cavolo. Poi l'ordine è totalmente casuale, comunque. Questa è troppo carina, è di Frozen con Olaf ed Elsa. E l'ho vista questo inverno insieme a non mi ricordo quali cioccolatini, vendevano anche, c'era abbinata la tazza al supermercato e costava tipo 3 euro, quindi 3 euro cioccolatini più tazza e viva. Questa è una delle mie preferite, guardate quanto è bella. È a forma di bottiglietta di latte, diciamo, con anche il tappo e il cucchiaino, cioè è stupenda. L'ho comprata a una fiera a Milano, mi sembra il Cartoomix, è bellissima, c'era di tre colori, gialla, azzurra e rosa, e l'ho presa così anche se le avrei prese tutte, però l'avevo pagata tipo 10 euro, quindi 30 euro per delle tazze uguali forse non era il caso. Poi questa è bellissima, è anche abbastanza grossa, infatti guardate la differenza. È con appunto dei cupcake disegnati e l'ho comprata un paio di anni fa da Casanova, credo. Questa è abbastanza vecchia, è di Hello Kitty ed era uscita in edicola, mi sembra, visto che in edicola vendevano appunto i set da cucina di Hello Kitty e ne ho due uguali. Poi ci sono queste due, che sono di League of Legends, il videogioco di cui vi parlo spesso. Allora, c'è questa con l'Axe, che è tipo, sempre stato il mio personaggio preferito del gioco. E questa con Teemo, che è molto carino, semplicemente, anche se tutti lo odiano. Poi c'è questa che è bellissima, secondo me anche questa l'ho comprata da Casanova. È fatta così, con questa forma un po' diversa dal solito. E c'è il coperchietto, molto carino. Sempre da Casanova, ho preso questa. L'avevo vista anche da Nancy, che l'aveva comprata. Di un altro colore, mi sembra questo azzurro tipo antico è bellissimo e non l'ho ancora usata, infatti c'è ancora questo che mantiene il cucchiaino e niente, è bellissimo appunto con il cucchiaino qui. Infine l'ultima che non è proprio una tazza, ma è quella che sto usando di più ultimamente, è questo bellissimo barattolo di Tiger. Visto che Tiger qui non c'è, me l'aveva comprato la Benny quando era andata a Tiger a Roma, credo. E niente, bellissimo. Se ne trovassi degli altri dettagli ne comprerei altri 10.000. Ok, alla fine sono riuscita a farvele vedere abbastanza alla svelta. Io le adoro, le adoro, le adoro. Non so perché sono fissata con le tazze. E niente, spero che siano piaciute anche a voi. Un bacione, ciao!